gli occhiali per vedere i commenti. Buonasera. Buonasera a tutti. Tanti auguri a tutte le signore. Io ne ho ricevuti tanti, per anche voi. Fatemi domande, se io posso rispondere, rispondo volentieri. E non do i messaggi in diretta, ma li mando poi ognuno. Voglio dirvi che sto avendo tante tante soddisfazioni per quanto riguarda la pranoterapia, tantissime soddisfazioni, tantissime cose che vanno in porto, e questo per me è un grande piacere, più di tutto. Ora come ora poi mi sto dedicando a tempo pieno, che messaggi ne ricevo pochi ora, perché mi è stato dato questo compito in più, nemmeno in più, ce l'avevo già anche prima, però ora come prioritario. Siete già tantissimi, nonostante stasera tanti signori siano fuori, e vedo che mi seguite lo stesso. E ringrazio i responsabili del sito, che mi danno, sono sempre tanto carini con me, e Enrico e la signora Anna Maria. E via, se mi mandate delle cose, le leggo, perché stasera mi lasceranno sola, sicché un po' leggo, un po' rispondo, ok? Siete tantissime, io no, non voglio dire un nome di uno, un nome dell'altro. Un bacione a tutte e grazie a tutti. Graziella, se viene, sì. Come ho detto tante volte, io no, non chiamo, vengono chi può, viene loro da me. Domenica mattina mi è successa un'altra cosa bella, perché ero a pulire, ero alla finestra. Mi è venuto in mente, perché ho visto da lontano dei fiori gialli, e mi è venuto in mente un ragazzo che amava sempre i fiori gialli. Beh, è venuta una farfalla, che con questo vento non ce n'è nemmeno in giro, gialla, è venuta proprio sulla finestra. E questo secondo me è una cosa che mi voleva dire che lui c'era, che tanto che io non ho mai comunicato con lui, però me lo sento vicina, e questo mi ha fatto tanto piacere. Anna Maria, ho seguito il tuo caso. Ti sono nel cuore perché posso immaginare. Però renditi conto che ora il bimbo sta bene. E con questo spero tu sia un pochino, tu accetti questa cosa, perché se non l'accetti poi lui non può proseguire, perché lui di là sta bene, però ha bisogno di andare più in alto, perché questo è proprio un angelo, tuo figlio è proprio un angelo, sicché ha bisogno di andare subito lontano lontano,
lontano, ma è vicino a te. E sicuramente appena potrà si farà sentire e lo sentirai bene, parlerà bene, perché allora non ci saranno più problemi. Comunque ti sono tanto vicina. Scusate, dimmi un po'. Va bene. Grazie. C'è la mia nipotina che va via, perché deve studiare. Allora, siete tante, tante, non voglio lasciare nessuno. Alessandro, io ho fatto e farò ancora e spero che le cose vadano meglio. Sì, Graziella, si manifestano spontaneamente, io non cerco perché... Sapete, l'ho detto tante volte, io ho avuto questo dono da quando sono tornata dall'oltre. E siccome io volevo stare di là e invece non mi hanno ancora voluto, perché devo divulgare questa cosa che nell'oltre si sta bene, nell'oltre c'è vita. Maria Luisa, sono di angeli, sono di anime, tutti quelli che vogliono, che possono venire. Sapete che non tutti possono venire da una persona. Tante, tante entità, tanti angeli vanno da altre persone con altri sistemi. E io non faccio la scrittura. Io non faccio... come si chiama? Stasera mi sfuggono le parole. Non faccio con le voci, ma a me vengono le voci nella testa e quando mi vengono le scrivo e poi le do a chi per chi sono. Ecco, magari mi dicono il nome di chi va o mi danno il nome di questa entità e io, perché tutti i messaggi che io ora ricevo, io li leggo e me li riscrivo tutti e li tengo. E poi, man mano che mi arrivano dei messaggi, li mando, come li ho mandati anche l'altro mese, ne ho mandati tantissimi, ma non solo dopo la diretta, ma le mando quando vengano, anche magari dopo 10 giorni, dopo 20 giorni, mi arriva un messaggio, io lo mando. E questo che... Sì, Alessandra, senz'altro. I messaggi d'amore li mando per tutte le persone che ne hanno bisogno. E in questo momento c'è tanto, tanto bisogno, ma non solo... per voi, per noi. Io penso tanto anche ai posti dove ora non stanno bene. Mi fa tanta tristezza vedere, mi fa tanto male, non solo tristezza, vedere quei bambini, quelle povere donne, quella gente che preghiamo tutti in qualsiasi maniera, perché non importa pregare con le parole, basta avere un pensiero positivo per tutte queste persone che hanno bisogno e se si può cerchiamo di aiutarli. Ognuno come può, ognuno nel suo piccolo, nel suo grande, tutte le gocce fanno mare. E speriamo che questa cosa si fermi. Io ho un po' paura, ma insomma, speriamo che si fermi. Monica, siamo nella stessa situazione, eh? Speriamo tutte e due di poter fare qualcosa di concreto.
Felicetta, intanto pensa che tuo figlio stia in un posto bello. Se continui a disperarti, se continui a piangere, se non accetti il suo viaggio, è difficile che possa venire perché no, non ha ancora raggiunto in cima alla scalinata. Ha bisogno di affetto, ha bisogno di preghiere. Ha bisogno di amore e ha bisogno che tu accetti questo viaggio perché lui l'aveva scelto. Mi hai già mandato la fotografia di tuo fratello con la SLA, perché sono riuscita, non io, lo dico sempre io, non sono io, ma è qualcuno che vuole che io aiuti. E ci sono stati dei miglioramenti con la SLA, e come con tante altre patologie, io non sono un medico, io vi dico di consultare i medici, di andare a farvi vedere, di prendere i farmaci, però le mie mani possono aiutare, però mai smettere le medicine, mai fare di testa propria, perché quando un medico fa una diagnosi e dà delle terapie bisogna farle. Poi quando non c'è più bisogno si possono anche interrompere se pensano che si possa fare. Però io posso solo aiutarvi. Sì, io sto bene ora, grazie. Chissà Rita che questa tua amica Zara non possa venire lei. Prova a chiamarla te, prova a chiamarla con la candela. Vi ho spiegato tante volte come si fa con la candela. E tante persone hanno ricevuto un piccolo messaggio dalla candela. Provate perché è facile, è bello e poi è proprio vostro, cioè nessuno, siete sicuri che nessuno vi possa mettere di mezzo perché è proprio vostro, lo vedete voi con i vostri occhi e questa è una soddisfazione grandissima. Certo, non gli potete chiedere, cose che con la candela possono rispondere solo con un sì o con un no, però è una gioia infinita. Tiziana, ma lo sentirai, è un po' presto ancora, eh? Forse perché nell'oltre non c'è una scheda con una data, con un orario, di là non c'è queste cose qui, di là un minuto, un giorno, un anno, è la stessa cosa. C'è chi ci mette più tempo, chi ci mette meno. E comunque tutti poi vanno nella luce, non esiste. È tutto paradiso, l'inferno non esiste. L'inferno, secondo me, è una cosa che si sono inventati una volta i vecchi preti per farci paura, perché c'era più. Ora c'è più apertura, non tutti capiscono, però non state tranquilli che Dio perdona tutti. Devi accendere la candela e parlare nella fiamma della candela, una candela possibilmente chiara. E poi se la candela, quando l'accendi, se ti fai la domanda, se la candela si accende, cioè
fiamma diventa più alta, vuol dire che è un sì. Se invece la candela rimane con la luce piccola, è un no. E tante volte dentro la fiamma si possono vedere delle persone. Grazie Enrico, buonasera anche a te, buonasera all'altra signora che ora mi è scappata. Sono un po' imbranata da sola, eh? Signora Graziella. Allora, Laura, la candela è ferma. Allora, Laura, domanda a questa candela se quello che dico è verità. Se la candela si alza è un sì, se rimane ferma è un no. Se la candela ha detto che si muove, vuol dire che c'è qualcuno vicino a te. A volte vengono anche delle figure colorate dentro la fiamma, è molto molto bello, eh? Buonasera Germana, a te ti do anche la buonanotte perché so che domani mattina ti alzi prestissimo e mi dispiace. Sì, Graziella, da me vengono solo spontaneamente. Io magari faccio un pensiero nella testa, se potessero venire, però chiedo, poi se non possono non vengono, poi magari non vengono oggi, non vengono domani, poi magari mi vengono fra 7-8 giorni e allora ma vengono da soli, perché io se chiamo non viene nessuno. Grazie Enrico, sì che si possono fare domande. Sì, Enrico, non vorrei annoiare, ecco, quello è quello che ho sempre paura di annoiare. Dunque, io tanti, tanti, tanti anni fa ho avuto un tumore alle mani, a un osso della mano, questa mano qui. E ho avuto un intervento di un autotrapianto. Ora, queste cose 40 anni fa erano un po' avveniristiche, si facevano pochissimo. Mi hanno tolto un pezzettino di gomito e me l'hanno inserito nel polso perché si era formato un buco e se non veniva ripristinato avrei potuto perdere la mano, già non la muovevo più. Durante questo intervento, prima di tutto, era un ospedale molto piccolo, che ora non esiste nemmeno più. E ho provato a ricercare cose, ma è stato tutto smantellato, tutto bruciato. Poi ci sono stati dei vandali, hanno bruciato tutto. Pasticcio, eh? E insomma, io questo lo ricordo bene, però cos'è successo? Mi hanno fatto diverse anestesie, ma non funzionavano perché io ero molto molto impaurita. E allora, dopo 2 o 3 anestesie che mi hanno fatto nel braccio, sotto il braccio, mi hanno messo la mascherina. Mi hanno messo la mascherina e io subito mi sono sentita risucchiare. Mi sono vista sdraiata sul tavolo operatorio e tutti i medici hanno cominciato. Erano 2 medici e c'erano i ferristi, così. Hanno cominciato a urlare: la perdiamo, la perdiamo. Ma siccome erano molto, molto seri, urlavano parecchio, io a quel tempo ero giovane. Avevo 27 anni e questo urlio a me non mi piaceva. Io, intanto che ero uscita dal corpo, mi ero messa seduta su un mobile. Era un mobile che celava una parete.
un intervento che non sapevo come poteva andare, poi avevo due bimbi piccini e avevo il lavoro, era tutta una serie. E poi finalmente sono anche un po' paurosa. Insomma, ho visto questa porta, questi che urlavano, io ho visto questa porta, era una porta fatta strana, c'aveva una maniglia che non avevo mai visto. Ora ci sono, le ho viste tante volte negli ospedali, ma quando, tanti anni fa, non ce n'erano porte così. C'era una maniglia rotonda, era una palla. Io ho provato a aprire questa maniglia per andare di là e ho visto buio, ma un secondo. Io sono entrata lo stesso, con le mie gambe. E a un certo punto ho cominciato a volare con le mani davanti e volavo così, a zigzag. Andavo, ma veloce, veloce. E vedevo da lontano una luce che si avvicinava sempre di più, una luce bella, una luce calda. E non avevo paura, perché io al momento che ho smesso di sentire urlare, mi è passata la paura. Sono arrivata in cima a questo, diciamo, questo tubo che a me sembrava uno scaldabagno, figuriamoci. Ho fatto per scavalcare, ho messo una gamba di là, stavo per scavalcare l'altra gamba e intanto che ero lì io mi sentivo bene, non avevo più nessun dolore, ero tranquilla e ci stavo bene. Io non posso dire che ho visto anime, persone, angeli, no, io non ho visto niente. Io ho visto solo questa luce fortissima, questa luce che fortissima, ma che si poteva guardare con gli occhi aperti. Non era una luce come quella del sole che non lo puoi guardare perché ti acceca. Era una luce che potevi guardare. E poi il profumo, un profumo così buono, così di mille fiori tutti mescolati, però non c'era un profumo, cioè un fiore che era più forte dell'altro. No, 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 era tutta una mescolanza, un profumo mescolato che non si riusciva a distinguere, ma era così buono, così inebriante. E sentivo che non ero sola. Come ho detto, non ho visto nessuno, non ho sentito nessuno, ma sentivo che non ero sola. Poi mi sono sentita tirare per il piede che era rimasto fuori, un piede l'avevo messo già in questa luce e un piede lo stavo per scavalcare. Mi sono sentita tirare per un piede. Io ho provato a scalciare, non volevo tornare indietro. Io sapevo quello che lasciavo, perché sapevo dove ero, ma non volevo tornare indietro, pur sapendo che avrei lasciato tutto quello che avevo di più caro, ma era un posto meraviglioso e stavo bene. Mi sono ritrovata il giorno dopo a letto, nel letto che mi avevano poi operato, e c'erano due medici che mi avevano fatto la notte perché non mi svegliavo più. Mi hanno detto, ho provato io a parlare, mi hanno detto che avevo sognato, ma io non avevo sognato perché intanto avevo dormito troppo prima. E poi questa cosa mi è rimasta così impressa che io prima di tutto non sapevo di queste cose, del paranormale, di queste cose che potevano succedere, no, non sapevo niente di queste cose. Poi avevo una religione, ma una religione forzata. Cioè, i miei genitori ci obbligavano, ad andare a messa, a servire la messa, a dare il segno della pace, perché se non si faceva quello non si poteva fare niente altro, non si poteva andare a giro la domenica, non si poteva. Era una specie di ricatto. Se non andavi alla messa, non facevi quello.
Però non era religione. Io ho cominciato a capire la religione, ma neanche la religione, la mia religione, il mio credo, che forse non è giusto. Io non posso dire che il mio sia giusto, però io credo nel mio, in quello che ho visto, in quello che poi mi è stato detto. Io prego, ma prego con le mie parole, come voglio io. Io vado in chiesa, ma quando voglio io, non perché sono obbligata. Io vado in chiesa perché credo, ma credo nella cristianità. Non credo in tante cose che fa la chiesa. Però è un peccato a dirlo. Però io ho avuto tanti riscontri e questa cosa qui per me è importante perché mi sono accorta che poi mi ascoltano, cose che prima non succedeva, forse perché no, prima non ci pensavo tanto, prima era una cosa così matematica, così automatica. E poi c'è da dire che dopo che io sono tornata da questo viaggio, sono tornata da questo viaggio e purtroppo non sono guarita, perché nel giro di pochissimo tempo, mesi, questo buco che avevo nelle ossa, al semilunare, mi era venuto in altri due punti. Che l'autotrapianto era andato male e in più si erano formati altri due buchi. E lì c'è stato il problema che poi mi hanno consigliato di andare a Marsiglia perché in Italia questo intervento così invasivo era un po' all'avanguardia, invece a Marsiglia lo facevano e mi avrebbero tolto un pezzettino di bacino per metterlo alla mano. Il caso ha voluto che io conoscessi una signora e che io non credevo a queste cose, io non ci credevo per niente. Questa signora era una medium. Questa medium mi ha invitato una sera, siamo andati io e mio marito, impaurita perché non sapevo cosa succedeva. Da questa signora prima mi sono addormentata, cosa che io dormo pochissimo. Poi mi sono svegliata e quando mi sono svegliata, questa signora parlava con una voce da uomo. Era una signora carina, una signora piccola come me, coi capelli su per giù come me, un po' più grande di me come età, ma molto, molto cara. Questa voce di uomo mi parlava e mi ha detto delle cose. Io ascoltavo con molto interesse perché non capivo cos'era, non avevo mai visto o sentito di una seduta medianica, mai, casa mia di queste cose non se n'era mai parlato, proprio non sapevo niente. E questa signora che poi si chiamava Lea, non era lei, era un frate vissuto nel 600. Era un frate che mi ha dato una ricetta da fare, una ricetta a base di cavolo, di olio di oliva, di grano saraceno. Era una cosa di cavolo bianco, di cavolo nero, da fare per una decina di giorni, ma non dovevo mangiarlo, dovevo farci solo degli impacchi. Dopo
Dunque, il dottore mi aveva già fissato per andare a Marsiglia, che io non volevo andare perché, prima di tutto, non so le lingue. E poi era una spesa da affrontare, poi avevo ancora più paura. Beh, io sentire questa signora, ho detto, beh, proviamo. E l'ho fatto. Me l'ho fatto per davvero, proprio come mi aveva detto tutta la lettera, perché me l'ha ripetuto una volta sola, però mi è rimasto così impresso, come se l'avessi registrato nel cervello. Io ho fatto questa cosa e nel giro già di una settimana io ho cominciato a muovere la mano e la cosa mi sembrava impossibile. E allora andai dal medico normale, e dopo una quindicina di giorni, e io gli dissi che volevo fare una radiografia per controllo. E il medico mi disse: no, assolutamente, ne hai già fatte troppe. Ogni volta che si fa una radiografia, perché non, erano 40 anni fa, venivano fatte diverse da ora. Ora è un altro sistema e sono meno pericolose. Una volta erano più invasive. E mi disse: no, 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 finché non decidi di quando vai a fare l'intervento, non se ne fa più, perché se no si consuma l'osso. Dice: a meno che tu non cada, stai attenta a non cadere e non ti far male. Io avevo sentito che ero guarita e volevo la certezza. Una bella mattina ho preso un sasso e mi ci sono picchiata parecchio sul polso perché volevo andare a vedere cos'era successo. Io mi sentivo che ero guarita perché la mano la muovevo e allora presi il pullman perché io non guido, andai al pronto soccorso e dissi che ero caduta e che mi faceva tanto male il polso. Mi mandarono in ortopedia dove mi conoscevano perché era una cosa un po' nuova quella che io avevo avuto, no? E non c'era più niente. Dice: signora, cosa ha fatto? Niente. No, e c'è qualcosa, lei ha fatto qualcosa, ha fatto qualcosa. E io ho detto: no, non ho fatto niente, anche perché se ve lo dico non ci credete, allora tanto male. Beh, io da quel momento alle mani non ho più avuto niente. Ho lavorato tanto perché facevo la cuoca e sapete saltare le padelle, quanta fatica ci vuole e quanto sforzo. E io usavo solo la mano destra e ancora ora la uso tantissimo. Non ho più avuto niente. E da questa cosa qui io mi sono affezionata a questa signora e una volta alla settimana, il giorno mio libero, andavo a casa sua perché per una sorta di ringraziamento, perché poi mi era piaciuta questa cosa qui e lei mi aveva fatto leggere dei libri sull'NDE, che io non sapevo nemmeno cosa era. Leggendo questi libri, io mi sono ritrovata e tutto quello che io avevo visto, avevo sentito, mi era rimasto nel cuore, mi era rimasto nella testa. Io mi ci sono ritrovata in tutto. Ecco che da lì questa signora, mi ha preso come figlia spirituale e voleva che seguissi le sue medianità, le sue. Padre Astolfo, e mi aveva detto più di una volta che siccome io avevo creduto in lui e avevo fatto quello che aveva detto lui e
e ero guarita, io dovevo aiutare gli altri perché lui mi dava un dono. Io ci ho messo 5 anni per accettare questo dono perché non lo volevo. Non lo volevo perché non mi sentivo degna, perché sono una persona come tutti e penso che per fare queste cose ci vuole una predisposizione, ci vuole un'altra cultura, ci vuole una cosa che io non avevo e non ho. E lui ha insistito tanto, dice no. Dice, te lo devi fare, prima o poi lo fai. E dissi, ma cosa devo fare? Perché io non so cosa devo fare. E lui mi disse, te quello che fai lo devi fare col cuore. Basta che tu passi le mani vicino. E è successo che ha cominciato a venirmi gente a casa. Senza che io avessi detto niente a nessuno, io non so cosa è successo. Che fra l'altro questa signora non stava neanche in paese, stava in città, sicché io la gente di città non la conoscevo. Mi veniva gente e mi diceva che aveva dei problemi. Io in casa mia ho sempre fatto entrare tutti perché sono una persona ospitale, non mi faccio problemi. E la prima è stata una signora con un fuoco di Sant'Antonio. E nel giro di mezz'ora non c'era più. Ma io avevo fatto solo quello, e intanto che quando mi è capitata questa signora, io parlavo, dicevo, ma cosa devo fare? Ma io ci vuole un medico, io sono un corno, io non so. E nella testa questa voce mi ha detto, appoggia la mano, avvicina la mano, ma non appoggiarla. E quando ti brucia troppo, freddala con l'acqua fredda, ghiacciala con l'acqua fredda. È successo proprio così. E da lì poi è cominciato a venire gente, poi la gente veniva a tutte le ore. E poi aveva cominciato a venire al ristorante, dove il ristorante non era mio, io ero solo un'operaia. E questa gente veniva al ristorante perché aveva bisogno di me, ma io non potevo lasciare né il lavoro né, non lo potevo fare né perché volevo, né perché potevo, perché anche per rispetto al titolare, poi non volevo. Insomma, questa cosa è andata avanti del tempo. Poi alla fine, una sera, sempre la solita voce, sempre il solito frate, mi ha detto, ora basta. Ora basta. Ma ero un po' arrabbiata sul lavoro, di la verità. Ma non per il titolare. I titolari erano bravissimi, non per il titolare, per una signora che lavorava con me, che vabbè. E mi ha detto, ora basta, levati il grembiule, prendi la tua roba, vai a casa e non venire più. È un problema per ridere, perché lui mi parlava nella testa, ma io rispondevo con la voce. Problema per ridere, io non posso. Ho i miei impegni, ho bisogno di lavorare. E mi dissero, vai tranquilla, non ti mancherà niente, non diventerai ricca, ma non ti mancherà niente. E questa cosa me l'ha detta 3, 4, 5 volte. Alla fine ho detto sì, basta, non ce la faccio più. Ho preso tutta la mia roba. Sono andata a salutare, non ho dato gli 8 giorni, non ho fatto niente. Ho detto devo andare via, non posso venire più. E così ho fatto. E poi sono arrivata a casa e
avevo i miei impegni, dovevo dirlo anche a mio marito. Dissi: guarda, io mi sono licenziata e non posso lavorare più. Però qualche cosa farò. Mi sono riposata una settimana perché ero veramente molto stanca. Poi mi è capitato di trovare un ambulatorio in una sede importante, dove di affitto mi prendevano niente, praticamente niente. Che riuscivo a pagarlo senza prendere i soldi della famiglia e ho cominciato con queste cose di pranoterapia. C'è stato qualcuno che mi ha fatto una bella pubblicità, mi hanno fatto degli articoli belli, mi hanno messo alla prova dei medici. Professori del CNR sono venuti da me con delle radiografie dicendo che ci avevano dei problemi, ma io le radiografie non le ho volute vedere anche perché sono una persona ignorante e sicché no, non capisco niente. E però le mie mani capivano se c'era qualcosa o no. Questo signore mi ha messo alla prova. Che non mi ha detto chi erano, hanno fatto i vaghi, erano persone con questo signore che aveva dei problemi di salute, che io dovevo per forza guardare le radiografie. Che mi sono rifiutata, ho provato a passare le mani da sdraiato su tutto il corpo, non sentivo niente, l'ho fatto girare. Non sentivo niente e poi la voce mi ha detto: guarda che questi sono medici, ti stanno prendendo in giro. E allora io con un sorriso gli ho detto che se la prova era andata a buon fine e quelle radiografie, fra l'altro, mi disse la voce, non erano di un uomo ma erano di una donna. Che non erano sue e che questo signore non aveva assolutamente niente. Questi signori hanno ringraziato, non ci credevano e poi si sono resi conto che non prendo in giro. Se non sento niente, non sento niente. Se, e come dico sempre, sono io non sono niente. Sono le mie mani, specialmente la destra, che va dove c'è bisogno. In questo momento sto aiutando tantissime persone. Mi dispiace che non riesco a far niente per la signora Maria Luisa della Torre, che ci ho provato mille volte. E con lei non riesco, non so perché. Non sono la persona giusta per lei e mi dispiace perché, come vi ho detto, sono diventata nonna di diversi nipotini, altri ne stanno arrivando e questo è una soddisfazione bella per me perché non sono miei, ma è come se fossero miei e mi mandano le fotografie. Grazie, nonna Valeria. E questo per me è una soddisfazione enorme perché, e come dico sempre, grazie perché vogliono. Io cerco di fare il possibile, ma non dipende da me. Come non dipende da me l'entità che mi vengono a trovare. La signora mi ha scritto una cosa. Dove sto io? Sto vicino a Pisa. Vicino, vicino a Pisa. Poi guardiamo se c'è qualche domanda. Angela, io ho cambiato
cambiato il mio modo di vivere da quel viaggio, perché mi sono resa conto che la vita non è legata al potere, ai soldi, alla fama. No, no, no. Io quando vado a letto non riesco a dormire perché sono nata così. Non ho mai dormito tanto. Ho sempre avuto bisogno dell'aiutino. Da piccina mi hanno dato anche il papavero, figuriamoci, che è sempre stato un po' problema, però sto sempre coi piedi per terra. E non sono razzista, assolutamente, perché per me bianco, rosso e verde è tutto uguale. E se ci fosse un po' più di apertura di testa nella gente, forse non ci sarebbe nemmeno tutta questa cattiveria che c'è. Ora bisogna cercare di aiutare il più possibile questa popolazione che ha bisogno. Bisogna cercare di aiutarla in tutte le maniere, l'ho detto anche prima. Io sono più dell'idea di aiutare direttamente la persona, perché abbiamo visto che sì, tante associazioni sono serie, ma tante no. E quando uno si è bruciato con l'acqua calda, ha paura anche dell'acqua fredda, eh? Comunque, se potete, aiutate più che potete. Un abbraccio a tutti voi. Anch'io pensavo a casa mia, pensavo al lavoro, pensavo ai soldi, pensavo a comprarmi le cose belle. Ora no. Ora no, c'è il necessario e basta. Non importa fare le cose grandi. Poi bisogna accontentarsi nella vita. Non si può avere tutto, tutti. E cerco di aiutare perché io, Angela, cerco di aiutare perché io sono stata aiutata. Se non fossi stata aiutata con questa cosa, chissà se poteva aver fatto l'intervento, se fosse andato bene, se tante cose ci sono. E io ho avuto questo dono perché dovevo cambiare la mia vita, dovevo fare proprio una svolta. Io questa svolta l'ho fatta, ma non l'ho fatta solo io, perché poi in conseguenza l'ha fatta anche la mia famiglia, perché siamo persone così semplici, così che ci accontentiamo di tutto quello che abbiamo, facciamo festa a tutto. Poi certo, c'è anche le cose che ci fanno male. Però cerchiamo di passarci sopra, perché tanto non siamo noi che poi dobbiamo giudicare. Noi non siamo nessuno qui. Che poi giudica. Dopo ci perdona, però ci giudica. E questo è una cosa da tenere a mente. Dio perdona tutti, però poi prima di perdonare bisogna anche pentirsi. Sicuramente ti manderò un pensiero di luce.
Crivelli dice problemi mentali. Io non sono certo un medico e sicché non lo posso sapere. Se sono cose leggere, si può provare. Comunque, quando uno è in cura, non deve smettere assolutamente, eh? Le cure mediche vanno sempre fatte. Teresa, io ora a casa. E poi mi chiami. E tanto su Facebook c'è anche il mio numero di telefono. Io faccio tanto anche a distanza. Basta che mettiate una fotografia. E quando prendo l'impegno lo faccio. E mi sentite subito, eh? Perché anche oggi ho avuto delle belle cose, belle, belle, belle. Non era una vescichetta, eh? Era un problema grosso. E questo è importante. Katia, per ora non è venuto Ronnie. Dunque, Felicetta, mandami la fotografia. Sì, poi ti rispondo in privato. Mandami la fotografia e poi, se posso, ti aiuto volentieri. Sì, Graziella, una foto su Messenger. Tanto le vedo solo io, tranquilli. Allora, Maria Luisa, stavo dicendo che sto cercando tanto di aiutarti, è tanto tempo che cerco di aiutarti, ma non lo so perché non riesci a stare meglio. Forse la mia energia non va bene con la tua. Io riprovo perché guarda che ho provato tante tante volte. Che tu non senta nulla mi sembra un po' facile perché ti ho detto può darsi che tutte le energie non sono uguali per tutti. Grazie, Sara. Ah, e poi voglio dire un'altra cosa. Io non chiedo soldi, eh. Quello che faccio lo faccio col cuore, queste cose non si fanno a tariffa. Ok, Simonetta, faccio su. Già fatto. Sicuramente, mandami la foto della mamma. Maria Angela, probabilmente sì, ma quello che io ho capito è che ha cambiato la mia testa, ha cambiato il mio cuore. E questa è una cosa importante, bisognerebbe che cambiasse così tanta gente.
Ogni tanto sì, ogni tanto comunico ancora con il frate. E gli ho detto che è venuto a trovarmi Padre Pio, è venuto 2 volte. Una volta, tanti anni fa, quando, non so se ve l'avevo detto, quando avevo l'ambulatorio, che poi ho dovuto lasciare perché mi era nata una nipotina e la mia figliola lavorava, sicché quando non c'era, quando una storia, quando l'altra, allora ho lasciato e tanto lo faccio a casa. Così posso farlo anche in orari diversi, perché lì avevo un orario, perché era un poliambulatorio, ce l'avevo qualche ora io, qualche ora altri medici, ma gli altri erano medici, non erano come me, loro erano medici veri. Eh sì, Maria Luisa, hai ragione. Sono prove dure, ma ti credere. Siamo sempre tutte a avere delle prove da affrontare tutti i giorni, tutti i giorni. Sì, Mariella, puoi scrivermi. Non dico subito che non posso rispondere subito, risponderò anche fra qualche giorno perché ne avrò tante di questi messaggi, però rispondo a tutti. Grazie a te, Anna. Lina, è qualcuno che ti vuole bene che si avvicina a te. Pensa, non lo so, potrebbe essere il numero di casa dove abitava o gli ultimi 2 numeri del telefono o potrebbe essere l'età che aveva questa persona. Non lo so, ma questo 23 è un numero legato a te e a questa persona. Pensa bene, perché se si manifesta con quel numero giusto, sempre il solito, e vuol dire che non ti viene in mente, ma pensalo. O potrebbe essere un numero di targa, o c'è tante cose. Va bene, Gratella. Va bene. Sì, Barbara, mandamela perché ti dico subito che non guarisce, cioè con la mia terapia non guarisce. Io però posso aiutarlo, quello sì. Posso aiutarlo in tante maniere, però le mie mani aiutano, ma non fanno i miracoli, eh? Questo è bene che lo sappiate, perché io non do mai illusione a nessuno. Patrizia, intanto ti dico che questa stanchezza dipende anche ma sono, Maria Luisa, sono cose
Sono passi che bisogna affrontare e poi passano, ma sono momenti, momenti di pesanti che bisogna passare. Guarda, purtroppo sapete che sono scivolata, mi sono fatta male e per tanto tempo sono stata ferma, ma ferma con dei dolori incredibili. Chi ha avuto le ossa così schiacciate, le vertebre schiacciate, è un dolore forte, forte, forte. E purtroppo sono anche allergica a tanti, tanti farmaci. Sicché ho dovuto sopportare e poi prendere cose che non ero neanche tanto d'accordo, però era l'unica cosa che potevo prendere. Ma è stato un dolore incredibile. Ah, vi dicevo di Padre Pio. Venne una volta perché mi portarono una bambina piccola, 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 appena nata, che era nata con un difetto al collo, era rimasta piegata così e l'avevano portata a far vedere e l'avrebbero operata quando sarebbe stata almeno di un anno. E io avevo questa bambina, non sapevo davvero cosa fare. E nell'angolo dove avevo il lettino è apparso Padre Pio e mi ha detto cosa dovevo fare. La bimba ha tirato sulla testina. Non c'è stato bisogno di. E Padre Pio è venuto a trovarmi quando un giorno ero proprio disperata, disperata, con un dolore pazzesco, non sapevo più cosa fare. E mi ha preso la mano, era serio, mi ha preso la mano. E io da quel momento mi sono sentita subito meglio e già la sera ho potuto muovere le gambe. Sempre da sdraiata, però intanto ero riuscita a muovere le gambe che erano ferme completamente. E per me questo. Io prima avevo paura di Padre Pio, me lo vedevo un uomo così serio, un uomo burbero, buono ma burbero, e mi metteva paura, soggezione. E invece mi sono ricreduta come mi sono ricreduta di tante altre cose che bisogna mai giudicare, mai, 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 perché io non sono nessuno per poter giudicare. E ora più che mai me ne rendo conto, di quanto sia difficile mantenere il punto. Non sei stata appunto meglio, Maria Rosaria? Anna Maria Varoni, hai ragione. Hai ragione. Io dico la verità. Io ultimamente ho trovato persone tutte ottime, tutte persone che mi hanno capito al volo, mi hanno compreso, mi hanno aiutato. E infatti mi sono anche tanto meravigliata perché una volta i medici, i paramedici, gli infermieri erano tutti più altezzosi, tutti più scorbutici, e invece ora no, forse è stata la pandemia che ha fatto cambiare tante cose, ha fatto venire tanta più umanità, però io ho trovato tutte persone bravissime. Anche
Anna, perché lui era un uomo di cuore, per quello aveva le manicate. La fibromialgia so che è una delle malattie più invalidanti che ci sono. Simona, sei un tesoro. Sì, Elisabetta, scrivimi. Buonasera, Lisa. Scrivetemi, no, lo dico sempre, no, no, non aspettate che io risponda subito, però rispondo a tutti. Giuseppe. No, Barbara, non venire. Mandami la foto. È la stessa cosa. Mandami la foto e ti aiuto lo stesso. Non vedo più messaggi. Addio, addio, addio. Addio, addio, addio. Mi sono venuti altri messaggi e non vi vedo più voi. Addio, addio, addio. Ora non so più come si fa. Ecco, qui è venuta una foto. Ma le guardo dopo. E ora io non so più come fare, perché non vi vedo più e non so più come fare per vedervi, perché vediamo se si può fare così, ma io non sono. Oi, oi. Perché mi avete scritto in privato? Ecco, qualcosa rivedo, ma poca roba, eh. Vedo l'inizio. Oi, oi. Vabbè. Non mi dovete scrivere in privato ora, perché poi dopo no, non riesco più a vedere nulla. Vabbè, ormai è andata. Ora non riesco più. Allora. Un pensiero d'amore per tutte le persone che stanno soffrendo. E porca miseria, ma come mai stasera che sono sola succedono tutte queste cose? Se potete, aiutatele. Diciamo due per conto vostro, come volete, se volete, perché rimanga la pace anche qui. E se vi ricordate, io quando mi avevate chiesto la prima diretta che ho fatto dopo che ero stata male, mi sembra a gennaio, che mi avevate chiesto come andava la pandemia, io vi dissi che
sarebbe successo qualche altra cosa. Purtroppo è successo. Speriamo si fermi tutto lì. Preghiamo e speriamo che vada tutto bene e che riescano a mettere la testa a posto. Tutti quanti, perché non si può dare la colpa a uno, la colpa a quell'altro, la colpa di tutti, perché tanto gira gira. La minestra è sempre la solita. Guardiamo se riesco a prendere. Gaetano, intanto fai bene andare alla messa. Fai benissimo, fai bene a pregare per lui, ma devi anche reagire, perché se lui è andato via perché aveva già firmato un contratto e sicché lui è di là, magari non si è ancora fatto sentire, perché ti devi dar pace, perché se non ti cioè non accetti che lui sia andato di là, lui non può andare in cima alla scala e comunicare con te, perché poi in una maniera o nell'altra riescono poi a farsi sentire e a comunicare, o con me o con altre persone, o anche con te stesso, che tante volte parlano direttamente con te, cioè può parlare direttamente con te, capito? Però devi accettare questa cosa. Devi sapere che lui va a star bene, va a stare nella luce. E non puoi non accettare questa cosa, perché sennò lui non può proseguire per poi poterti rispondere. Hai capito? E guarda che quando sono nella tua dimensione stanno tutti bene. Soltanto devono raggiungere un certo livello della scala per poter poi comunicare, perché a chi ci vuole 2 giorni, a chi ce ne vuole uno, a chi ci vuole un anno, a chi ce ne vuole 10. Di là non esiste il tempo e uno ci mette più tempo per capire dov'è, tutti più o meno facciamo dei peccati, sicché quando arriviamo di là poi bisogna un po' pentirci di quello che abbiamo fatto. Perché tutti siamo umani e tutti facciamo dei peccati più o meno grandi, ma li facciamo tutti. Grazie Alessandra. Grazie a tutti. Quanto devo rispondere anche stavolta? Avrò da scrivere per una settimana e c'ho poco tempo perché. Va bene, Alessandra, io ci provo, eh? Te la metto tutta. Però se vi danno da fare delle cose, dovete farle. Se vi consigliano di fare degli esami, se vi consigliano di fare una dieta, fatela, perché da niente non viene niente. Aiutatevi anche voi. Io spero di potervi aiutare. E con la fotografia mi rimane molto più facile. Ma anche voi cercate di fare quello che vi viene detto, eh? E facciamo amore per tutta la terra, sì. Va Cinzia, ci vorrà ancora tempo, ma vedrai che va tutto bene. Vedrai che va tutto bene.
Stella, sì, la tua mamma sta bene. In qualche modo si fa sentire, sai? Vedrai che sentirai un profumo che è quello che adoperava lei. Non l'adoperava spesso il profumo, però quando l'adoperava metteva quello. Vedrai che lo senti. Oh, ma guarda che non li vedo più. Mi vengono i messaggi vecchi. Ai 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 ai. Beh, la prossima volta stacco il telefonino, perché così non va bene. Angelica, non me lo ricordo. E beh, semmai puoi rimandarmela, eh? Oh, questo coso, questo cosino qui è tanto bellino, ma fa un caldo! Meno male perché non so da voi, ma qui c'è un gran freddo, eh? È che era un gran caldo. Oi, oi. Non lo so se Massimo vuol venire da me. A volte si manifestano con la scrittura, a volte si manifestano con la psicofonia. No, ognuno vuole e può venire come vuole, capito? Può decidere come venire. Non siamo noi che si decide, eh? Ecco, era risparito tutto, oh Signore. Allora, tanto vi rinnovo gli auguri a tutte le signore che ci sono e a quelle che non ci sono. E a questo punto non vedo più nulla. Oh Signore benedetto, ma perché quando sono sola? Buonanotte, Mariella. Sì, l'ho visto il sole. E questo sole qui l'hanno visto in tante persone. Io no. Io ieri sera ho visto un sole rosso rosso, però non c'era. L'ho visto solo rosso, ma un rosso molto molto forte. Ma non c'era, non era come il tuo era più bello. Vorrei leggere. Senti, Rosy, non è Diego che ti impedisce di avere un'altra storia, eh? Forse sei te che non cerchi quella cosa che aveva Diego che magari un altro uomo non ha. E te vorresti una persona come Diego, eh? E bisognerebbe tu capissi anche te. No, Diego non ti impedisce, anzi, vorrebbe solo la tua felicità, la tua compagnia. Tanto lui domani quando andrai di là, più tardi possibile, ti aspetta. Grazie, Donatella. Spero proprio di sì.
Vilma. Non hai sognato tuo fratello? Prova a mettere la fotografia di tuo fratello, non sopra il comodino, ma la fotografia sotto il cuscino. Prova. Perché tante volte fanno così. Non lo so, Stefania. Ok, Angelica. Va bene. Ora vedo le cose vecchie. Chissà cosa voleva dirti. Ve l'ho detto, è vero che a me mi ha abbracciato un angelo. Mi ha abbracciato, ero andata a Livorno con l'ambulanza a fare una visita e dovevo aspettare fuori. C'era un cielo nero, nero, nero. A un certo punto si è aperto il cielo e è venuto fuori un angelo con le ali aperte. Io sono rimasta così a bocca aperta a guardare questo angelo e poi questo angelo mi ha preso, mi sono sentita dentro questo abbraccio. E difatti poi quello che ho fatto dopo è andato tutto bene. Avevo paura, a fare. Prova, Monia. Non è che possono venire subito, però riprova perché poi viene. Prova con la candela. Io vi dico che siamo tutti un pochino medium, però bisogna che anche voi dovete avere fiducia in voi stessi. Provate perché magari se avete risultato voi, per tutto è più bello e poi siete sicuri che nessuno vi ha imbrogliato perché. Specialmente in questa cosa qui, sapeste quanti truffatori ci sono. E a me mi dispiace perché prendere in giro la gente che soffre e sfruttare le disgrazie degli altri, speculare su queste cose, io è una cosa che non ammetto, perché so cosa vuol dire il male. So cosa vuol dire una perdita e questo è brutto e purtroppo c'è tanta gente che ci vive su questa cosa qui. Ci vive e ci vivono alla grande e no, io condanno queste cose qui. Rosalia si chiama come mio marito, Stefano. Allora, io vi saluto perché ora mi si è ribloccato tutto, non rivedo niente, comincia a essere tardi e vi do la buonanotte a tutte, vi ringrazio tanto tanto, aspettate le risposte che poi, prima o poi, arrivano a tutti. Grazie. E pregate, pregate, pregate perché in questo momento ce n'è veramente bisogno per tante cose. Buonanotte a tutti.